O Gesù, mite d'umere di cuore, ti chiediamo questa sera di servire in umiltà. Tu quando ti vestesti a servire gli apostoli, mettessi da parte la tua veste cingeste ai fianchi un grembiule bianco poi un asciugatoio e poi ti mettesti in ginocchio davanti ai tuoi discepoli e lavavi loro i piedi. E dopo aver detto questo a Pietro, che non voleva che gli fossero lavati i piedi, dopo aver fatto tutto questo, sedette e disse: quello che ho fatto io, fatelo anche voi. Se io, Maestro e Signore, come voi vi chiamate e mi chiamate così bene, ho fatto questo, anche voi dovete essere quali miei discepoli, servitori gli uni degli altri. Come ho fatto io, fate anche voi, lavatevi i piedi. Signore, noi difficilmente ci laviamo i piedi gli uni gli altri. Noi non ci inginocchiamo davanti agli altri, ma noi pretendiamo di sedere o di essere scelti tra gli altri per i servizi che dobbiamo prestare. Signore, ti chiediamo questa sera di illuminare le nostre menti, di spaccare i nostri cuori, perché noi che siamo chiamati al tuo servizio e al servizio dei fratelli, ci mettiamo in ginocchio e così in umiltà serviamo i nostri fratelli, qualunque sia il servizio che tu ci affidi. Fa che noi non abbiamo i primi posti, fa che noi non desideriamo di essere in vista. Fa, o Signore, che noi non desideriamo apparire e metterci in mostra, ma con umiltà serviamo i nostri fratelli nel nascondimento, negli ultimi servizi. Signore, fa che tra di noi regni l'umiltà nella carità. Gli ultimi servizi sono i più meritevoli davanti a te, ci avvicinano più a te. Signore, vale più aggiustare le sedie che tenere la predica, la catechesi, perché nella catechesi noi sediamo, nell'aggiustare le sedie noi fatichiamo, noi prestiamo un servizio. Signore, ti chiediamo questa sera l'intelligenza che tante volte ci manca, e quella sensibilità spirituale
che deve essere in ciascuno di noi. E quando noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, fa che ci reputiamo servi inutili. Servi di un soldo. Servi che non hanno utilità. Signore, fa che comprendiamo tutto questo nella tua luce, davanti a te, Eucaristia. Tu ci servi e non ti lamenti. Tu ti lasci portare dovunque noi ti portiamo. Tu scendi nelle mani dei sacerdoti anche quando non sono mondi. Tu obbedisci all'uomo. Tu scendi nella bocca di poco prima, di chi poco prima aveva bestemmiato. Scendi nella bocca dei maldicenti. Li lasci ingoiare da tutti. O immensa umiltà di Gesù. O immenso abbassamento di Gesù. Come resisteremo noi nel giorno del giudizio, quando tu ti mostrerai davanti a noi, superbi, che ambiamo i primi posti, che vogliamo fare servizi appariscenti, che ci lamentiamo di non essere trattati con riguardo, con onore, di non occupare i posti più importanti, poveri noi. Come resisteremo nel giorno dell'ira? Signore, ti chiediamo di stare sempre in ginocchio davanti a te, sempre in ginocchio davanti ai nostri fratelli. Ti chiediamo di amare gli uffici più umili, più nascosti, quelli che non si vedono, quelli che non ci mettono in mostra, quelli che nessuno vuole. Fa che laviamo i panni gli uni degli altri, che passiamo gli stracci per terra, dove passano i nostri fratelli, perché è più meritevole chi passa lo straccio che chi porta la comunione, quando con spirito di umiltà compie tutto questo. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore Gesù, perché in umiltà venisti a noi. In umiltà ci serve, oh Gesù, la nostra superbia è grande. Signore, noi siamo molto superbi. E tu hai detto che resiste ai superbi e scegli gli umili. Signore, che ti compiaci dell'umiltà, fa che tutti scendiamo da cavallo, fa che tutti desideriamo gli ultimi posti e di servire di nascosto. Signore Gesù, io torno a chiederti questo dono questa sera per tutti. Signore, ti chiediamo l'umiltà del cuore, l'umiltà della mente, l'umiltà negli atteggiamenti, l'umiltà nel servizio.
ma che scegliamo gli ultimi posti e gli ultimi servizi. Signore, fa che noi ci serviamo gli uni gli altri, ci laviamo i piedi gli uni gli altri. Quante cose vorrei dire questa sera, ma ciò che mi preme questa sera è questa parola che tu continui a ripetermi dentro, e non so come liberarmi da questa parola. Vi ho chiamato a servire, servite, servite, inginocchiatevi, nascondetevi, lavorate in silenzio, non suscitate la mia ira con le vostre ambizioni, con le vostre pretese, nelle vostre case, servitevi gli uni gli altri. La moglie serve il marito serve la moglie, i genitori servono i figli servono i genitori, perché il nostro Dio, il vostro Dio, il Dio di tutti, si compiace di chi serve, non di chi eccelle. Ti chiediamo, Signore, questa sera, di buttarci tutti ai tuoi piedi e di lasciarci benedire da te, perché ci serviamo gli uni gli altri in umiltà di spirito. E adesso ti diamo lode, Signore, tu servo di tutti gli uomini, tu che ti sei abbassato fino alla morte di croce, tu che pur essendo figlio di Dio non pretendeste di essere riconosciuto figlio di Dio, ma abbassasti te stesso prendendo la condizione di servo, e fosti obbediente, obbediente fino alla morte, fino a dare la tua vita, fino a scomparire sottoterra. Per questo Dio ti ha esaltato, ti ha dato un nome, e davanti a questo nome si piega il cielo e la terra, e tutti in cielo e in terra e negli inferi proclamano che tu solo sei il Signore, sei Yahweh sulla terra, colui in cui Yahweh risiede e vuole essere raggiunto. O Signore Gesù, ti chiediamo di imparare ancora da te la via dell'umiltà, dell'annientamento, la via dell'obbedienza profonda, costante, l'obbedienza che subliva ed apre la via alla salvezza. Lode e gloria a te, o Signore. Sì, Dio finisce proprio in questo momento. Se la persona è presente, si faccia viva. Grazie. Grazie, Signore Gesù. Signore, apre l'orecchio di una persona. Era come otturato e adesso si sente come forato l'orecchio, e la persona sente bene da quell'orecchio che era come otturato. Se la persona è presente, si faccia avanti. Orecchio di una persona. Sei tu? Grazie, Signore Gesù. C'è un uomo che è malato ai polmoni. Il Signore tocca e incomincia un processo di guarigione rapido.
quest'uomo ringrazia il Signore. Signore, tocco una caviglia dolorante. E in questo momento la persona può agitare la caviglia, non sente più nessun dolore. Se la persona è presente, si faccia viva. Grazie, Signore Gesù. Ci sono alcune guarigioni sintomatiche, guarigione alla cervicale e all'osso sacrale e ai lombi, due persone distinte, cervicale e parte sacrale, anche con estensione lombare. Se le persone, due persone, sono qui presenti, grazie, Signore Gesù. Signore, in questo momento dà una grande consolazione a una persona desolata, ma una grande consolazione è come una nuova ondata che si versa nella persona e mette da parte questa desolazione che prima l'affliggeva. Sono due persone, anzi tre persone, che si sentono in questo momento consolate dal Signore, ma è soprattutto una che sente una grande consolazione. Grazie, Signore Gesù.